esiste a Venezia. Sì, ma non toccherà nessuno. Ma che serve questo istituto? Ma c'è una necessità. Vuoi un parere spazzico qui da Nero? Lo dico, che dovrei che mi dica. Cosa crei? Questa è una città sull'acqua, non basta l'assessorato alla mobilità. La penso come te. Purtroppo così funziona. Tanti anni che c'è, insomma, si è arrivato a cosa, insomma, no? Sono una miriade e sono in tutta Italia, enti, istituti e articolazioni varie di comuni, regione e province, ognuna con un consiglio di amministrazione, personale e sedi proprie. A luglio 2012 abbiamo presentato prima un emendamento al bilancio e poi una mozione per chiedere la cancellazione di tutte le istituzioni del Comune di Venezia. Le istituzioni quindi sono sei e godono di un certo grado di autonomia gestionale con un proprio consiglio di amministrazione, ma ricadono sempre all'interno del bilancio comunale. I dati che abbiamo qui sotto mano, comprendendo un po' tutte le istituzioni, si arriva a una spesa complessiva di 4 milioni di euro. In questo momento anche i 3-4 milioni di cui stiamo parlando sono essenziali. Il bilancio del comune sono 1 miliardo di euro e nonostante questo abbiamo superato il patto di stabilità. Anni e anni, diciamo, di malgoverno e di creazione appunto di tante strutture inutili che però dovevano, diciamo, foraggiare i trombati della politica. Questi sono fitti in affitto o è di proprietà di chi? Qui siamo in affitto e ci hanno assegnato una sede, però è tutto vino che c'è, è un po' fesso, dobbiamo fare tutto, quindi grazie. Abbiamo i costi soprattutto del personale, i costi dell'affitto, anche perché la sede è ancora in affitto, quasi 20.000 euro all'anno. Ma voi che fate? Quindi fate cioè regolamentare il trasporto del tutto? Sono tutti gli atti amministrativi che comunque il comune dovrebbe fare. Sono assolutamente sostituibili con un'azione di amministrazione da parte del comune. Le funzioni dell'ente per la gondola sono sostanzialmente quelle di conservazione delle tradizioni che attraverso l'istituzione di un museo, e questa è una grave mancanza invece della gestione comunale, cioè è dal 95 che esiste l'istituzione per la gondola ma non hanno ancora creato un museo. Ho tanto ritenuto importante che ci sia a Venezia il museo della gondola, che abbiamo proprio durante la mia amministrazione, questa amministrazione, avviato l'intervento che ormai in fase conclusiva, entro l'anno ci sarà la inaugurazione. Sembra strano che in tutti questi anni in cui esiste questa istituzione del comune non ha operato per... Assolutamente d'accordo, è inconcepibile.